La batteria della sigaretta elettronica gli è esplosa accanto mentre dormiva a Kevin Woodward, papà di due figli, il quale è stato ricoverato in gravi condizioni in ospedale. L'uomo aveva infatti lasciato la batteria in carica. Quando è esplosa, si è svegliato come se il suo volto fosse diventato di colpo una torcia in piena regola. L'uomo ha cercato di spegnere il fuoco con il cuscino per poi essere portato d'urgenza in ospedale con ferite al volto, alle braccia, ma anche alle mani. Mi sono svegliato e il lato destro della mia faccia era in fiamme. Era come se qualcuno stesse usando una fiamma ossidrica su di me. Non avevo la minima idea di quello che stava succedendo. È stato come un film dell'horror. Kevin è in cura attualmente al Wishton Hospital nel Regno Unito. Alla faccia bendata. Non sono stati necessari innesti di pelle, per fortuna per lui, ma dei mesi interi di tempo per sperare che si appunto verifichi la cicatrizzazione. È spaventoso pensare cosa sarebbe potuto accadere se i bambini fossero stati a letto con me in quel momento. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione, cari utenti di YouTube. Il video termina qua. Un saluto e a presto.